Ciao a tutti, bentornati nel canale. Oggi è arrivato un pacco molto prezioso. Domani, Federico, prima gara di debutto. Esatto. Debutto del campionato regionale FMI Nord-Est. Io sarò lì anche a registrarla, quindi uscirà il video anche di quella gara. Adesso è arrivato questo pacco, appunto, molto importante. Uno strumento, secondo me, essenziale. Federico, dai, apri questo pacco, vediamo cos'è. Mezzo necessario per l'apertura. Che cos'è? Apriamo bene. Surprise, motherfucker! Fate le vostre scommesse su cosa può essere. Vi lascio il tempo della sigla per scrivere nei commenti secondo voi cosa può essere. Nel frattempo vi ricordo anche di iscrivervi al canale, mettere un mi piace al video e attivare la campanellina. E dopo la sigla vi spieghiamo che cos'è, come si utilizza e dove acquistarlo, appunto. E comunque ha vari utilizzi che dopo spiegheremo. Uno di questi si impugna in questo modo. Bam! Dio! E gli si spezza sul collo. Quando rompe troppi coglioni. Questo prodotto nasce da una semplice necessità, e cioè agganciare l'abbassatore anteriore della moto. Con questa idea in mente, tre amici si sono ritrovati: Andrea, il pilota più esperto, Michel, il fidato meccanico, e Michele, il progettista e programmatore di macchine a controllo numerico e titolare della Mipetec. Dopo diversi prototipi, con l'aiuto di due aziende, la FF Officina Meccanica e la SG Racing Maranello, negozio di abbigliamento e accessori per il cross, realizzano questo fantastico prodotto, il Level Launch Control. Quando Michele, dopo aver visto i nostri video, mi ha contattato e una volta mi ha fatto conoscere questo prodotto, non ho resistito e ho chiesto subito se potevamo collaborare. Ed ora eccoci qui a presentare anche a tutti voi questo fantastico e utilissimo prodotto che nei weekend di gara vi aiuterà un sacco. Vediamo l'utilizzo della leva con una semplice cinghia che avete nel furgone per caricare la moto, eccetera, qualsiasi tipo di cinghia, insomma basta sia resistente, e che l'importante è che anche il gancio tenga, perché sennò scivola. Due secondi, nessuna fatica, nessun rischio di rovinare paraolio, parapolvere, cioè parapolvere principalmente. L'anno scorso ti ho tirato via un parapolvere una volta. Sì, senza... perché magari anticipate il bottoncino, eccetera, così invece un attimo ed è tutto, sì, molto molto più semplice. Magari anche se siete con la ragazza, con la fidanzata che ha poca forza e non riesce a tirare, ad abbassare la forcella, così pochissima fatica, nessun tipo di, sì, di difficoltà, eccetera, pericolo che succeda qualcosa, velocissimo. Un ringraziamento, ringraziamo Michele. Sì, la Mipetec, FF Officina Meccanica, per aver realizzato questo prodotto, secondo il mio punto di vista, indispensabile, soprattutto magari al preparco, quando già la tensione fa il suo, insomma, al posto di perdere energia per agganciare il gancio. È anche un pensiero di meno, che di solito cerchi sempre, mi puoi schiacciare. Esatto. Con questo strumento, in un attimo, come avete visto, si riesce ad agganciare, quindi a essere pronti per la partenza della prima gamma. Senza fatica. E... un ringraziamento anche a SG Racing Maranello, uno store che ha appunto anche abbigliamento e accessori da cross, quindi andate a darci un'occhiata. Fateci sapere anche voi nei commenti come fate voi quando dovete agganciare il gancio in partenza, quanta fatica fate, se in quante persone vi fate aiutare, se è basso come quello di Federico saranno tre persone. Niente, fateci sapere nei commenti appunto anche cosa ne pensate di questo strumento.
Per qualsiasi altra informazione, se possono chiedere direttamente a Michele. Sì, per qualsiasi informazione e anche per l'acquisto, vi lascio il link della pagina Instagram di Michele della Mipetech. Lui si occupa appunto anche della vendita di tutto questo. Potete scrivere a lui e vi darà tutte le informazioni. Addirittura dovete sapere che ho procurato un codice sconto del 10%. Esatto, per chi volesse acquistarlo. Quindi, se volete acquistarlo, quando scrivete a Michele al momento dell'acquisto, date il codice sconto Monkey10. Che è perfetto, Monkey10, e avete il 10% di sconto su questa leva. E anche se avete bisogno di qualche accessorio in particolare, sì, realizzato su misura, comunque loro sono in grado di progettarlo e produrlo, quindi anche a livello di personalizzazione, sì, esatto, basta chiedere, potete veramente sbizzarrirvi. Bene, e mentre i ragazzi mettono via tutto, io volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, perché siamo arrivati a quasi 1000 iscritti. Come vedete stiamo crescendo, stiamo portando cose nuove e arriveranno molti altri contenuti fighi, quindi dai, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video e attivate la campanellina se non volete perdervi i nuovi contenuti. Io ringrazio nuovamente Mipetech, FF Officina Meccanica e SG Racing per averci fatto provare questo prodotto in anteprima. Sono stati, oltre che gentilissimi, davvero molto curiosi di sapere il nostro feedback per poter migliorare ancora di più questa leva, e questo mi fa veramente molto piacere. Noi come al solito ci salutiamo e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.